Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi torniamo con una rubrica che so piacervi tanto e mi fa un sacco piacere, ovvero reagiamo alle novità. Sigla. Per chi capita per la prima volta su questo video, mi dispiace, ma andiamo semplicemente a prendere post Instagram di Trendmood, che è una pagina che raccoglie tutte le novità del mondo make-up, le più salienti e succose, e le andremo a commentare. Disclaimer: questi sono solo pareri nostri, anche in chiave ironica, data anche il video. Non abbiamo provato le cose, se proverò le cose non succederà niente in futuro. Sono cose che vedo e vede guardando le foto, e quindi esprimiamo un parere. Se siete d'accordo, molto bene. Se non concordiamo, molto bene entrambi. Tutte le opinioni si rispettano. Molto bene. E facciamo questo video struccati perché che p***arsi ogni tanto, giusto? Ma guarda, non posso che essere d'accordo in questo senso. Quindi direi di non perdere altro tempo. Sì, se volete ancora il video così di coppia, scrivete hashtag novità. Vai, Omar, inizia. Apro la mia fonte inesauribile. 22 screen, ma siamo pazzi. Allora, partiamo dal Pore Eclipse Matte Setting Spray di Milk. Posso dire, io sono gasatissimo, perché Milk mi è piaciuto molto col primer e col fixer. Forse il fixer a un certo punto si è rotto l'erogatore, ok? Ho i pori, mi ispira, quindi mi ispira questo coso contro i pori. Quindi è un setting spray contro i pori? Cosa sì, che dovrebbe andare a levigare, non so con quale stregoneria, non so se sia possibile. Ci crediamo, però, esatto. Vedremo, lo scopriremo sempre su questo canale probabilmente. Forse. No, mi chiede passare i mezzi fili. Ma per andare dove poi? Sto tornando indietro. Perché? Seconda, Italian Spritz di Too Faced. È una palette che abbiamo anche visto, mi pare, al Press Day. Io ce l'ho. Se vi interessa, scrivetemelo nei commenti che la provo. Ma allora, devo dire che queste palette in questo formato di Too Faced iniziano a sembrarmi un po' tutte uguali. O comunque si cambiano lo schema. Boh, non lo so. Le fanno nulla sempre di innovativo. Cioè, ce n'era una che si chiamava Peach, forse. Che Peach, Pumpkin Spice, Pumpkin Latte, Oatmeal, cioè la salsa è sempre quella. Non cambia molto. Sono d'accordo, però ho visto dal vivo che gli shimmer erano abbastanza interessanti. Non mi sembrava completa per costruirci un look, come piace a me, però. E profumano di e profumano di frutta, Chloe, capito? Di frutta. Poi la nostra Gabriella di High School Musical. Che pazzo! Basta! No Maria, io esco! In mancanza basta di Troy Bolton, ha deciso di fare no. Ovvero introducing No Beauty by Vanessa Hudgens. Quindi la sua linea beauty. A me lei non sta molto simpatica. Se siete fan, conviverete con questa cosa. Non cercate di cambiare il mio pensiero. Sono contento che la amate. Ah, ma è un rebranding. Perché c'è scritto qua The new beauty brand No by Vanessa Hudgens looks like rebranding. Ed è uscito da 2 giorni tipo. Comunque io sono piena di questa roba, ok? Basta! Tra l'altro è skincare perché nella foto promozionale lei si spalma tipo una maschera. Ma raga, ma quante cose skincare lanciano le celebrities? Eh sì, perché il make-up, cioè non è che possono fare tutte make-up e quindi fanno tutte tutto skincare, chiaro. Certo. Esce con un correttore, con la spugnettina che si chiama Bye Bye Dark Spots Concealer, più qualcos'altro. Io ho solo una domanda. Perché? Perché, cioè, mi sembra palese che quell'applicatore, o comunque che tutti i prodotti cremosi con quell'applicatore diventino una un guacchietto. Sì, un mappazzone. Non capisco perché scegliere di proposito di lanciare un nuovo prodotto. C'è anche Charlotte, io amo Charlotte, ma quel pack non si può. Quale? Non ciuff ciuff. A me piacciono però. Vabbè, comunque. No. Cioè quelli sono gli unici che mi piacciono, sai? Comunque. Poi Maybelline esce con il Superstay Radiantelle.
una roba del genere. Super Stay 24 Hours Skin Team. Super Stay 24 Hours Skin Team. Anche qua posso fare una domanda. Perché? Cioè, nel senso, questa cosa dello Super Stay sta un po' diventando come gloss di, come Fenty, Fenty Skin, Fenty Air, Fenty Bidet, Fenty Cucina. Della linea Super Stay c'è una libreria termo arredi cromati. C'è una libreria di, mi bruciano gli occhi, questo è Maybelline, di Super Stay, raga. Cioè Super Stay coso, Super Stay 20 ore, Super Stay 90 ore, Super Stay 90 giorni, Super Stay correttore. Anche meno, tu dici? Boh, ma cambiassero nome, cioè il prodotto sembra anche simpatico. Perché la Super Stay, quella linea lì su di me, è spessa. Cioè sembra anche simpatico il prodotto, però tu non hai opinioni. Ti direi che questa skin tint, boh, non lo so, siamo invasi anche qua da skin tint. Cioè, tra poco anche mia zia Virginia farà una skin tint. Non guarderà mai questo video. Quindi, capisci. Vabbè, ma questo non è più neanche una novità. Cagliari, pistacchio. Come si chiama? Pistacchio gelato. È il nostro lavoro. No, comunque, che sa di meringhe. Babà. Cioè, il profumo è super soggettivo. Io amo i profumi di Kajali, avevo delle aspettative huge. Il back mi piace un botto, ma non sento il pistacchio, non sento la panna e non sento il cioè, sento solo rum. Cioè, letteralmente io sembro un alcolico quando ho quel profumo là. Which is not what we want. No, io voglio la vaniglia, voglio la fan... cioè... Vabbè, so, sembra uscito dai peggiori bar di Caracas. Tu allora, a me non piace il pistacchio, quindi già partiamo da lì. Non so, secondo me dipende perché ormai è uscito da un po', quindi l'ho sentito su varie persone. Ah, sì. Ci sono, sì, l'ho sentito su Pecu, su Eleonora, Pecu. Su di te. Sì. Al presidente. Ma lei aveva quella la ciliegia? No, se l'è spruzzato. Amo, vabbè, mi fai sapere nei se commenti. Se l'è spruzzato, era lì esposto. E secondo me cambia tantissimo da persona a persona. Questo è ovvio. Ci sono le persone su cui è buonissimo e delle persone su cui non mi piace. Su di noi non mi piace. Infatti io ti sembro le persone. Non persone, gli appartamenti. Poi, come on, Rare Beauty, che esce con non una, non due, tre palette occhi. Mi sembrano diverse, no? Sì. Vabbè, devo dire. Ma perché sei così perplesso? No, da che dico? No, io sono fan dei pack, ma non sono fan di questi pack. Me ne ha comprati come. Cosa vuol dire sei fan dei pack, ma non di questi pack? In generale mi piacciono molto i pack, mi aiutano all'acquisto. Ok. Questi pack non mi piacciono. Me ne ha comprata una lui con i miei soldi. Mi sembra un po'. Che non ho ancora usato. Non è un po'. Boh, a me dispiace, ma purtroppo. A me di pupa non di pupa. Ciao pupa. No, perché sai, mi sembrano le matriosche, sai che c'erano tutti questi ombretti. Angel formi. Devil. Too Faced esce con una skin tint che si chiama Healthy Glow con SPF 30. Che bella. Non vedo l'ora di provarla perché i prodotti base di Too Faced mi piacciono tutti. Ok. Tranne la cipra, quella alla pesca che rovina la vita, la mia. E Vabbè. Quella alla peach. Ma è 40 anni fa? Beh, comunque è un feedback. Ma no, secondo me sarà anche discontinuato ormai, cioè non la faranno più. Discontinuata. Non la faranno più, non comunque, sarà più disponibile. Comunque, a me ispira molto perché mi dà proprio delle belle vibe, tipo Face and Body di MAC. O il Dior Backstage. Più il Dior Backstage. Però cavolo, il SPF 30 è alto, no? Non... Ma medio, il 50 è alto. No, è alto per essere in uno skin tint, però, no? Valuteremo perché sicuro la compro. Bene, se lui la compra e poi gli piace, forse la comprerò anch'io, ma forse. Forse. Qui arriviamo a una cosa che io posso dire, non lo so. Lip Injection Extreme Lip Shaper Plumping Lip Liner. Posso dire che... Vergognatevi per fare dei nomi così sì. lunghi. Secondo me questa cosa... Sta passando l'ambulanza. Perché? È potenzialmente uno scam assurdo. Nel senso... Sta arrivando proprio dentro all'appartamento. Cioè, nel senso, come fai? Beh, io non capisco niente di niente, non sono un quello che fa. No, ma io lo sto davvero. Non sono un formulatore e dico, come fai a mettere il principio del lip injection
del lip injection dentro una matita labbra. E non poi puoi. Cioè, poi io adesso non voglio fare quello che, però tu mi pubblicizzi un prodotto che dovrebbe ingrossarti il contorno labbra sbordando. Cioè, è ovvio che le labbra sembrano più grandi perché le fai qua. Nel senso, non lo so. Però mi ispira la situazione, perché comunque Too Faced, i Melted Matte mi piacciono, hanno delle belle colorazioni. Spero di... c'era una tonalità marrone che mi piaceva molto al press day. Però non capisco. Poi c'era scritto che il plump dura fino a 8 ore. Cioè, ma secondo me non dura neanche 3 minuti. Secondo però... potrebbe essere uno scam assurdo, perché comunque non me la vendi sbordando il contorno labbra. Cioè, va provata. Direi che va provata. Vabbè, passa l'aereo, ma noi andiamo oltre, sì, okay, perché oggi... nel 2023. No, questo non so se me la posso sentire. Cioè, che cosa vuoi? Ancora no, Glowish decide di fare. È arrivato. Ma ragazzi, ma... Glowish, Bright Light Hydrating Sheer Vegan con... ah, un concealer. Un correttore. Mi sembrava il pack del... è lo stesso pack, però più piccolo. Pack. Non lo so. Data la bruttissima esperienza con il fondotinta, non oso immaginare il correttore, però... Io l'ho ricevuto e l'ho provato su TikTok, se lo volete vedere. In realtà è molto carino. Molto carino se cercate un effetto luminoso molto bagnato, quindi per forza va settato. Però con la cipria giusta il contorno occhi è molto carino. Problema che non copre tantissimo. Però rispetto per me al Glowish tubone lì, quello illuminante liquido, 100 passi in avanti. Continuo a non capire perché non li può fare sotto il nome Huda Beauty, che è anche più... Ma domanda, Glowish non c'entra niente? Groovish? Glowish non c'entra niente con Wishful, che non c'entra niente con... questo stava diventando un attimo come... Secondo me Revolution. Stiamo facendo un po' di confusione, cara signora Cautan. Ma perché stai spellingando come se non capissi l'italiano? Perché io parlo con la Huda, quindi lei magari se sta studiando la lingua... Però lei mi segue su Instagram, quindi potrei... Quindi Huda, per... Oh, e qui parliamo di Endless Summer Vacation, ovvero il nuovo disco di Miley Cyrus. Lei ha voluto abbinarci un set per il bagno. Perché? Perché così, per lavarsi un po' il corpo. Io amo Miley Cyrus, soprattutto nell'ultimo periodo, ma non capisco. Se però non per speculare. Aspetta. Lui è fan, quindi No. Non è il suo band, è Dolce Glow. Che è un band, penso, in collab con lei. Boh, non l'avrei fatto, non mi interessa, non lo comprerò. No, neanche io, anche perché è tipo letteralmente tipo un bagno schiuma. Un bagno pubblico. Un bagno... Poi, la signora Dì. Pat... Ma cosa c'è? La signora Pat Magra. Patrizia Migratta. Beh. Esce con 8 shade di bronzer in polvere e una palette occhi, un quad occhi sul marroncini nude così. Un cos'è, un illuminante, un blush, cos'è sta roba qua? Un blush. Un rossetto, una matita e un gloss. E è una Divine Bronze. Vabbè, The Divine Bronze Collection. Partiamo dal fatto che volo. Quindi io ho comprato il bronzer un mese fa praticamente. Colgo l'occasione per dire che sul sito di Pat non si paga la dogana, ma le spedizioni sono molto lunghe. E ho visto, allora Pat, per dire, è una che fa tutte le commercial coi filtri. Tutti i post su Instagram coi filtri. Blurratissimi. Ma secondo me, cioè, non è illegale, pronto? La texture che ho visto da alcuni content creator, più o meno HQ, era molto bella. Sembrava tipo un burro colorato, quindi l'ho comprato subito. Ed eccoci qui. Io sono curiosissimo di provarlo perché è Pat. Di fatto, talmente curioso che non l'ha comprato. No, vabbè, che vuol dire? Cioè, quanto costa? Alla fine l'ho pagato 37 euro. Ma in realtà quanto costa? Sconti. In realtà quanto costa? Non lo so, forse 40. Beh, comunque io non faccio di certo il lavoro che fa lì. Ma i miei introiti. Smettila! Stupido! Vai avanti!
andiamo con la pubblicità che è meglio. Fenty Beauty esce con il Telescopic Mascara di L'Oreal. Sai che l'ho pensato anch'io un botto? Quindi è la Telescopic Volumatic. Volumizing, scusami. Sì. No, è la TIC si chiama in realtà. È la TIC. L'hai provato? No. Ho visto... Ti interessa? Sni. Ok, bene, bene. Ho visto della DV e faceva, vabbè, chiaramente, non ve lo devo dire io, quando bisogna rappresentare un mascara, cioè tipo io mi sceglierei perché ho delle belle ciglia, quindi esalti il prodotto, no? Mi sembrava molto allungante, e però mi sembrava che le appiccicasse un po'. Ragnetto? No, semplicemente tipo ne hai 20, te ne faceva 10 più lunghe. No, non va bene per me. Da quello che ho visto. Potrei pensare di prenderlo, se vi interessa lasciatemi un feedback nei commenti che lo vado a comprare. Non lo so, a me qui i mascara che appiccicano, anche se poco, non piacciono, perché a me piacciono le ciglia super divise, aperte, anche a me. Pettinate. Però bisogna vedere, perché se la formula è liquida gli devi dare un mese, cioè è sempre là il discorso. Ho capito, però io quando compro il mascara già la prima volta che lo uso voglio bello, cioè non è che ci vediamo tra un mese, per la prima volta bella tra un mese. Cioè. No Maria, io esco! Bye Mario! Tu mi hai detto di urlare, mo. Ieri abbiamo litigato. Basta. Bye Mario esce con dei nuovi Moisture Glow Plumping Lip Color, che sono dei gloss colorati. Sono tipo dei rossetti lucidi. 12 colorazioni, nude, rosate e un rosso. Cioè bello, non io userei mai. Onestamente, lui ha già i Moisture Balm, quello che vi ho fatto vedere io nei glow. Quello che abbiamo preso anche a New York. Perché fa sta roba? Perché secondo me questi sono più colorati. Sì, sono più pigmentati. Sono proprio di gloss colorati. Boh, non, sinceramente non ne sentivo l'esigenza. Va bene, ti ringrazio. È lo scopo del video comunque, sai. Parliamo per un secondo di Elf. Che bello! Posso dire che è quella collezione blue jeans, giusto? Per American Eagle. Secondo me è molto carina, raga. Modesta, una palette, un color changing che ormai fanno tutti. E una crema mani. E una crema mani. No, una crema cu... E una crema corpo. No, no, get cheeky. Una crema cu... Secondo me la palette è carina. Poi devo dire Elf, zitto zitto. E tra l'altro il rossetto è un pH reagente. Quindi pane per i miei soci. Sì, strega. E quindi ti piace? Ma... Secondo me la palette è carina. Completamente rada. Not impressed. Beh, no, però sì, non è che ormai aspettarsi la rivoluzione del make-up. Cioè. Però possiamo parlare di Rare Beauty che fa uscire i lip oil colorati. Cosa ne pensa Liquors Beauty? Allora, io sono andato a ritirare il mio computer dal carosello Apple, servizio ottimo se non sbagliassero le mail. C'era Sephora, sono entrato e li ho swatchati. Non li ho comprati. Se volete lo compro. Se volete lo compro. Perché io penso che un prodotto che tinga le labbra non è un lip oil. Cioè il lip oil è super temporaneo. Quindi è un lip tint. A casa mia sì, perché se io metto questo e poi mi colora, in più ci sono tante colorazioni, a me Rare Beauty piace un sacco, con le limitazioni del caso, però ci sono tanti colori e tu una volta che li metti e levi il pigmento, è tinto quasi uguale praticamente. In più la texture era molto strana, non so, probabilmente prenderò quello marrone. Però vediamo. Beh, io se c'è scritto lip oil già mi incuriosisce perché mi piace. Però un lip oil così colorato che tinge. No, che tinga non mi piace perché non mi piace. I lip tint a me non piacciono. Neanche a me. Che mi rimangono, che mi macchiano. Cioè io voglio il lip oil, però quando lo voglio togliere lo voglio togliere. Non è che poi voglio rimanere. Poi tra l'altro il lip oil è la cosa che dura di meno, amo. Perché il lip oil viene assorbito. Certo. Poi c'è il lip gloss, poi c'è il rossetto in stick e poi c'è il rossetto liquido. E poi c'è la lip tint, perché ti tinge, come fa a essere la cosa che dura, cioè, non lo so, secondo me sono delle lip tint. Ma tu intendi proprio tint tipo il ciaccia di Benefit? Quello che si mette anche su capezzoli, quel il bene tint. Il bene tint. Non l'ho mai provato. No, però cioè, macchia così proprio. Tinge, cioè tinge come tinge fate strega. Come tingono tutte queste cose? Fate strega tingono molto leggermente, cioè non è che ti fanno proprio. Allora, dipende, cioè, da quanti, ma dipende da quanti strati fai. No, forse Rare Beauty era più intenso la tonalità. Allora no, va bene. E cosa, che brand è questa roba qui? Melt! Ah, Melt esce con una palette che non ha un nome perché non avevano voglia di scriverlo. E un po' psichedelica. Qui
ci vuole la Pecu, perché questa è stato fatto per Giulia Peculiar, praticamente. Deluso. Deluso proprio. Cioè, guarda questo richiamo psichedelico. Io odio il rosso nel make-up e mi metti il rosso e l'azzurro Morphe Rainbow Palette per James Charles. No. That's So 2016. Ti piace? A chi? A te. Non mi interessa più che altro. Proprio. Sì, neanche a me. Skippiamo. Elf, sempre. Potevi almeno metterle in ordine di brand. Comunque, Elf esce con gli Elo Glow Beauty Wand, che sono highlight, contour e blush in dupes. Wand dupes di Charlotte Tilbury. Boh, lo prenderò per voi. Il motivo per cui Elf abbia fatto questo. Dai, ma perché mi devi prendere in giro? Ma no, ma il motivo per cui Elf lo fa lo capisco. Perché comunque è un brand che costa poco e dà un'alternativa a un prodotto che costa un botto. Cioè, il motivo per cui Tarte lo fa, non capisco. Cioè, non capisco, sì, raga, mi dispiace. Beh, voglio proprio vedere però se le formule sono buone come più che altro, diciamo. Allora, l'Elo Glow è un po' più metallico, però... Più che altro Charlotte non ha... Ah, ma l'hai già provati? No, l'Elo Glow, quello Flawless Fit. Ah. Però Charlotte non ha un contour luminoso. No. Io odio il contour luminoso. Ma perché questi sono luminosi, i contour? Perché qua c'è scritto highlight, blush e contour, però non so se sono luminosi. Lo scopriremo vivendo. Anzi, se avete info, amici, ditecele nei commenti. Benefit, siccome noi ne eravamo abbastanza contenti, ha deciso di fare delle palette con dei colori che già possediamo, solo unendoli. Quindi, bronzer e blush duo, però cioè non sono colori nuovi, sono colori che già abbiamo, che vengono accoppiati. Accoppiare, la parola d'ordine è accoppiare. E poi hanno fatto anche dei prodotti labbra idratanti abbinati. Però questo è bello, questo colore invece... Questa combo solo per quando lui fanno i prodotti labbra viola, basta. No, non è viola, è quello rosso, mo. Ah. Ula Toasted, Crystal e Treasure Island mi piace un sacco. Ma posso dire che io forse avrei lanciato direttamente queste palette? E avrei evitato che è vero. Cioè, allora, diciamo che ci sta se tu vuoi un duo di due cose. Lo avrei fatto, posso dire, con altri colori forse. Cioè, con colori nuovi. Però hanno fatto tanti blush, Appunto perché hanno fatto tanti tipo blush. 12. Ho capito. Forzavano però... altri 12? No, però sono usciti con sono 4 le palette. Infatti secondo me 15. Non ha senso questa uscita. Spoiler. Non lo so. Beh, però le polveri di Benefit sono comunque... La Ula e i blush sono molto belli, molto vero? Buoni. Vabbè, poi... io devo parlarti di una cosa. Devo parlarti del Fenty Beauty It Gloss Bomb in Glass Slipper. Perché io credo che tu questo non lo possa proprio perdere. Devi acquistarlo. Acquistare subito. Ho solo una domanda. Perché non è perché. Ma non lo aveva già questo colore? È trasparente. Ma è oro. Ma è slipper. Quindi cambia tutto. Mamma mia, comunque Fenty veramente mette alla prova i miei nervi. Cioè, vi giuro. Quanti, secondo te, se li contiamo? Raga, secondo me sono tipo 60. Cioè, 60... Cioè no, 60 no. 30. Cioè, no, comunque troppo. No, perché ci sono i cream. Caro mio, i plump, i clear. Cioè, e i... allora, normali. Se qualche anima pia vuole contarli, non vince niente. YouTube verità. Troppo. Io, il problema, sai cosa succede? Allora, stoppate il video e scrivete secondo voi quanti sono. E poi adesso noi mettiamo il numero e voi vediamo se avete indovinato. Comunque, oddio, cosa volevo dire? Aia, non mi ricordo cosa volevo dire. Mamma, non ho più le ginocchia. Aspetta, se non te lo ricordi vuol dire che non è importante. Ok, andiamo avanti. Painted by non Spencer ma James Charles, che non è altro che la new beauty brand di James Charles. Poteva farlo nel 2016 quando Painted
funzionava, ora non so. Allora, il problema è che lui ha avuto dei drammi veramente gravi, su cui, in cui non so neanche bene, non entreremo nel merito, non, no. Allora, mi è dispiaciuto che un ragazzo così giovane sia stato massacrato, non so cioè, ma bene quando? Che cosa ha fatto, quando ebbe il dramma del ragazzino, bla 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 bla. Non so. Ok. Fra tutti quelli che lanciano i brand, ancora lo capisco. Lo so, però secondo me è un po' saturato il mercato. No, e poi dalle immagini della campagna, che sono tipo una tizia letteralmente che sì, è caduta potrebbe, in una carrozza di colori. Potrebbe essere fuori contesto. Ora. Io credo che lui abbia preso un po' il momento sbagliato e sta andando completamente contro tendenza. Quindi non so, cioè il mondo del beauty nel 2018 era pronto a una cosa del genere. Ma perché secondo me ci sono stati gli scandali per cui lui ha dovuto posporre tutto. E ho capito, però esci con delle nuove cose che sono al posto. E buttiamo via tutto il resto. Beh, dici che ce le hai lì in cameretta da vendere, non ancora, cioè, perché sarebbero scaduti? Dai, Matt, per favore. Bene, amici, siamo giunti alla fine di questo video. Io spero che vi abbiamo 5 minuti di video, 5 minuti, ragazzi. Spero che vi abbiamo tenuto compagnia. E ciao, dalla prossima volta un grande bacio. Esatto. I love you.